Siamo qui oggi in un punto, devo dire, tra i più suggestivi, i più belli d'Italia, un borgo, un antico borgo che rappresenta veramente un patrimonio storico, diciamo è il fiore all'occhiello del nostro paese. Da qui in questo paesaggio possiamo vedere il mare Adriatico, ma possiamo vedere anche le immense culture di cozze, di mitilicoltura, ecco, tutta la plastica che viene utilizzata, poi alla fine finisce in mare, che non si biodegrada ed entra dentro la catena alimentare. Pensate, uno studio scientifico ci dice che ben 5 grammi di plastica viene assimilata da noi, e quindi questo è un problema serio anche dal punto di vista della sicurezza alimentare. E quindi cosa fare? Si tratta di avviare quei processi, diciamo, di conversione che consente ovviamente di continuare a fare quelle coltivazioni, però ad esempio utilizzando materiali che non plastici, che non consentono di aggredire la salute. Insomma, liberare la plastica dalla catena alimentare è un obiettivo importante, di tutela della salute, di tutela dell'ambiente e anche di tutela della nostra economia. La campagna elettorale invece a sostegno dei candidati della lista Rinasci Marche. Ecco, io da coordinatore nazionale dei Verdi rivolgo un appello accorato a tutti i cittadini e cittadine delle Marche, ma in particolar modo alle mamme, ai papà. Rinasci Marche, che vede all'interno la presenza dei Verdi in questo territorio come capolista Gianluca Carrabs, un punto di riferimento dell'ambientalismo, non può che non vedere un vostro voto, una forte mobilitazione, perché è un voto per il futuro, un voto per il futuro per le generazioni che verranno. Ecco, di fronte all'egoismo del presente, di una politica rissosa, chiassosa, noi invece dobbiamo anteporre una politica solidale che guarda al futuro anche per risolvere i problemi del presente. Siamo preoccupati che una destra, la peggiore destra del nostro paese, possa governare le Marche. Ecco perché vi chiediamo una forte mobilitazione a sostegno della lista Rinasci Marche, dove c'è la presenza dei Verdi. Qui siamo a Fiorenzuola, nel parco del San Bartolo, nella comunità del parco, proprio per liberare il mare dalla plastica. Attraverso buone pratiche noi vogliamo portare avanti questa operazione, dando la possibilità innanzitutto agli allevatori di mitili che sono qui lungo questa striscia di mare, di poter utilizzare delle reti biodegradabili che abbiamo studiato e abbiamo verificato la loro concretezza, la loro opportunità per questo mare, per poi poter rendere sostenibile questa attività. Quindi dall'altra parte anche un servizio di garbage bot per le barche, quindi per prelevare i rifiuti delle imbarcazioni da diporto. È importante anche dare un'infrastruttura per prendere i rifiuti sia nel porto di Fano che nel porto di Pesaro, perché le marinerie hanno queste grandi difficoltà nel conferire la plastica. Perché voglio ricordare a tutti che se un pescatore o un diportista trova dei rifiuti in mare e li porta a terra, li deve smaltire come rifiuti speciali con dei costi enormi. Questo non è possibile. C'è una legge nazionale al Senato ancora bloccata, bisogna sbloccarla, bisogna lavorare in questo senso. Però possiamo partire dal basso, possiamo partire con le nostre attività. Ecco perché noi proponiamo proprio questa mattina qui in questa location straordinaria la possibilità al parco di creare un marchio di qualità per questi allevamenti di mitili che utilizzano queste calze biodegradabili, in modo tale da dare un valore importantissimo e una consapevolezza al consumatore che consuma queste cozze di poter utilizzare delle cozze non solo di altissima qualità, ma delle cozze che hanno un valore ambientale e etico importante, perché sono delle cozze allevate in maniera sostenibile, senza la plastica. Ritenevamo assolutamente importante anche per la nostra regione avere una lista che si presentasse alle elezioni regionali e che ponesse con forza i temi del rispetto dell'ambiente, del lavoro, del sociale, dei diritti civili. Il tema della plastica, delle microplastiche, che è anche legato a quello che noi mangiamo. Pensiamo, insomma, quanti animali marini, no? Abbiamo trovato morti con la pancia piena di chili e chili di plastica. Dobbiamo assolutamente ripensare a un altro stile di vita, a una nuova
nuova relazione, un nuovo rispetto fra l'essere umano e l'ambiente che ci circonda, perché poi questo va a influire pesantemente sullo stile di vita quotidiano di ciascuno di noi. Come Rinasci Marche, io stesso che sono candidato nel collegio di Ancona, Gianluca Carrabs che è candidato qui a Pesaro Urbino, abbiamo fatto anche come iniziativa quella di andare sulle spiagge a ripulirle dalla plastica. Abbiamo trovato in pochi metri quadrati tantissimi chili di plastica. Io mi ricordo che insieme ad alcuni amici siamo stati a ripulire l'arenile di Falconara Marittima in 40 metri quadrati, 60 chili di plastica, pesati, pesati. E la cosa più brutta è proprio vedere quanto poi incidano le microplastiche, frammenti veramente di pochi millimetri, ma che si insediano insomma all'interno della sabbia, dei sassi e quant'altro. Ecco, è una cosa veramente allucinante che solo chi ha avuto modo di prestarci attenzione la nota, però è qualcosa che sta distruggendo il nostro ambiente e dobbiamo sicuramente lottare per invertire questa tendenza. Rinasci Marche è una lista civica che fa parte, che diciamo comprende più forze politiche e che non si sono diciamo improvvisate nel loro imprinting europeista, ambientalista e di civismo. E, diciamo, non siamo ecologisti dell'ultima ora o europeisti dell'ultima ora, e questo lo dico perché in questa competizione elettorale della Regione Marche abbiamo diciamo una frammentazione soprattutto nelle forze di centrosinistra per i valori che sono diciamo anche il substrato della nostra regione naturalista, che ha diciamo tante ricchezze naturali ed è anche europeista. Ed è un appello per far sì che il cittadino si riconosca in queste forze politiche che hanno nel loro DNA la tutela dell'ambiente, la cura delle persone, e mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché noi dobbiamo sapere che effettivamente, come è stato detto oggi, non abbiamo più molto tempo per pensare al nostro futuro e come vogliamo che sia la nostra regione per il futuro. E sappiamo che la nostra terra avrà un'implosione nei prossimi 100 anni, che non ci saranno più risorse per tutta la popolazione esistente, e abbiamo l'appello accorato anche di Papa Francesco, quindi anche il mondo cattolico moderato. Voglio ricordare che i Verdi sono la quarta forza europea. Noi abbiamo fatto una scelta molto secca, proprio volevamo stare in questa lista, noi potevamo stare veramente con tanti altri, quando c'hai tanti amministratori come noi che hanno molte preferenze è ovvio che tutti ci chiamano. Noi abbiamo fatto una scelta di questo genere proprio perché crediamo nel futuro di questa lista, crediamo nel progetto politico con i Verdi e anche con Più Europa, e crediamo che anche gli amministratori dei comuni, come io ho fatto tanti anni, comune e provincia, devono avere valori che guardano oltre questa campagna elettorale. Ho voluto partecipare a questa tornata elettorale molto più importante e impegnativa proprio perché vorrei dare una voce a quelle che sono le aree interne. Le aree interne sono ricche di bellezza da un punto di vista paesaggistico, però purtroppo sono poveri di abitanti. Noi dobbiamo assolutamente riequilibrare anche questo rapporto, sia dal punto di vista demografico, anche dal punto di vista dello sviluppo, tra costa, tra aree intermedie e aree periferiche. Il Covid ha mostrato che noi abbiamo veramente tantissime carte da giocare, perché tutti quegli elementi che riguardano la biodiversità, la resilienza, la capacità di resilienza dei nostri territori, l'aria pulita, l'acqua pulita, sono elementi centrali, fondamentali per le nostre aree, ma non solo per noi, perché sono imprescindibili. Noi dobbiamo riequilibrare quel rapporto tra natura e ambiente. Io ho, e lo dico con grande orgoglio, portato avanti il progetto, il patto dei sindaci per la mia zona, sono riuscita a costituire il joint più grande delle Marche su 2 province. Vorrei che questa unione tra comuni diventasse non solo un'unione per ovviamente avviare politiche ambientali e quindi tutela del territorio, ma diventasse anche un'unione per poter avere un peso, fare massa critica, perché noi dobbiamo avere una rappresentanza dove si comanda, dove si decide, per cui questa mia opportunità l'ho voluta cogliere non tanto per me, per il mio consenso personale, ma soprattutto per i nostri progetti
progetti che sono i progetti delle aree interne. Chiedo agli elettori di riguardare come si è svolta questa campagna elettorale. Noi di Rinascimarca abbiamo puntato sulla professionalità, sulla serietà, facendo meno incontri, non facendo cene elettorali, non facendo grandi cose, ma facendo in realtà grandissime cose, perché abbiamo fatto degli incontri dove abbiamo cercato di chiamare professionalità anche a livello nazionale, abbiamo cercato di dare dei fascicoli in cui spiegare agli elettori come approfondire gli argomenti, parlando di ambiente digitale e sociale, abbiamo dato degli strumenti per approfondire, per rendere gli elettori più consapevoli. Questo è il più grosso segno di rispetto nei confronti delle persone cui chiedi il voto. Vi chiedo di premiare questo segno di rispetto, di premiare la professionalità e il vero amore che c'è per l'ambiente, per il digitale, per il sociale, votando la lista Rinascimarca.